Tra l'altro lì c'è pure un cancello. Oh, wait. Allora vai. Addio. Anima. Buongiorno e tanti auguri di buon anno. È giorno 1. Dici, perché esci in bici giorno 1? Si dovrebbe mangiare. Ma vi rendete conto che giornata è oggi? Cioè non tira vento. Assenza di vento qui. È un miracolo. Il mio piano di oggi non prevede grandi astuà. Sopravvivere. Ho la faccia fulminata come David Bowie. E che ho bisogno di chissà. È presente quando tu sei perfettamente cosciente di star compiendo una cazzata, però la fai uguale. Ecco, io mi sento esattamente in questo modo. Possibile mai che io stia facendo una minchiata? È mai possibile? No. No, ma va. Che minchiata, sto facendo tutto così tranquillo ed alabile, pianeggiante. Moro, mamma moro, mamma moro. Oh, la bicicletta. Mamma mia, che bella esperienza di Capodanno. Fabio, mi congratulo per le tue sempre sagge scelte. Però dai, da asciutta si poteva pure ragionare. E che ha piovuto. Guarda che bella però. E qui io parto con tipo il Maku cazzo ma c'è la racca e la pipì e poi mi innamoro. Il buon senso mi diceva di là. Ma io non ho buon senso, quindi di qua. Però non ho buon senso, ma è giustificabile la cosa. Però c'è da dire che fosse esistita, se esiste, la versione in discesa di questo percorso, mi sarei divertito molto di più. Però, guarda che bella! Ho la faccia fulminata come David Bowie. Eh sì. Cattarola. Questo video. Oh madonna. Mi sembra di no, ma pende comunque. Me ne rallegro assai. Ok, si può tornare a qualcosa di civile. No. Oh madonna, ma capasani i dinosauri, no? Asfalta, no, asfalta. Oh mamma, no. Sto optando per le vie alternative perché sono quelle che presentano meno cacioffoli. Ma se io vado da qua potrei uscirne vagamente in bene. Sì, parola. Sì, chi sta è sta acuda è una cosa, non mi ricordo come la chiamano, ma è sta acuda la mamma. Canacuda a me mi sembra. No.
tu? Oddio. Povera bicicletta mia. Ho preso la corrente in posti che non vi voglio dire che ho toccato questo filo elettrificato, porca puttana. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, cadava. Per dirvi dove mi era finita la ruota, nel Grand Canyon praticamente. Allora, se notate, qui c'è una strada che è esattamente quella che ho fatto io. È vagamente, vagamentissimamente pendente. Perché mi sta venendo l'infausta voglia di camminare lassù? Io ero lì praticamente. E l'acqua quindi, boh, questo portava l'acqua. Genio, genio, geniale l'acqua. Bambino, ok. Sì, forse torniamo a rire. Ammesso, non ci si fanno i pinni. Bella sta cosa. Ecco un cane che gira su qua. Andavamo con una retata. Oh, che bello però. Ci vuole una bici dentro. No, 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 sbagliai. Cioè, io seriamente mi auguro ci sia una via d'uscita da qua, perché sennò sono rovinato praticamente. Non tornerò a casa. Morirò qui. Però guarda che bello. Chissà dove sto andando. E perché soprattutto. Guarda come dai. Dio che bello però. Questa che è la giornata mondiale del mi perdivi? Sì, però è la giornata mondiale del domenica, che bellezza! Oh. Eppure in quella maniera andavo si esce, penso io. Si passa su questi pezzi? Sì. Aia, che botta! Qualcosa di vagamente somigliante a un sentiero. Forse sono tornato ad avere un qualcosa di vagamente somigliante ad una strada. Sì, mo cambio. Ho una ora che tic tic.
Bene, bella, mi è piaciuta. E con questa splendida cornice ci vediamo alla prossima.